Ebbene sì, cari amici del canale, anche oggi in un nuovo video. Sono in un luogo meraviglioso, guardate cosa c'è alle mie spalle. Le condizioni meteorologiche, come dicevo prima, sono particolari, speriamo che non si metta a piovere. Il cielo è molto molto ricco di nuvole. In quella direzione, che è la direzione della spina, ve la faccio vedere, guardate, troverete un altro video sul canale. L'anno scorso avevo fatto un'escursione proprio in quella direzione lì, quello è il Monte Spina che divide questa parte della valle dal Comelico Superiore. Là dietro abbiamo gli abitati di Candide, Casamazzagno, Dosoledo e Padola e più in giù ancora Auronzo di Cadore. Mentre dall'altra parte della valle, nella mia direzione da quella parte lì, abbiamo l'Austria, quindi tutte le zone che da Cima Vallona scendono e vanno in direzione di Obertiliac, Siljan e Maria Lugau. Ma guardate anche qua dietro, che meraviglia. Abbiamo delle montagne che sono letteralmente maestose, che ci accompagneranno durante tutta questa bellissima gita. Oggi ho deciso di portare anche i bastoncini perché le condizioni del manto, tra virgolette, stradale sono caratterizzate dalla presenza di numerosi sassi, anche di generose dimensioni, per cui è meglio avere un appoggio, soprattutto nel momento in cui si fa la discesa. Ho portato con me la mia fidata Nikon D750, con la quale cercherò, se le condizioni lo permetteranno, di fare qualche bella fotografia. Non dilunghiamoci oltre, seguitemi fino alla fine e se questi contenuti vi piacciono, valutate l'ipotesi di iscrivervi al canale. Canale Andrea Costa Gallery, che tratta di fotografia di escursioni in montagna nelle Dolomiti della provincia di Belluno, Auronzo di Cadore, Misurina, Cortina d'Ampezzo, tutto il Comelico, insomma. Più scopriamo questi territori e più riusciremo ad apprezzarli per quello che sono. Sono dei paesaggi mozzafiato, unici, non a caso insigniti dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Andiamo avanti con l'escursione. E quella che vedete davanti a voi è Malga Melin. Siamo in direzione di Cima Vallona, una valle molto molto bella da un punto di vista paesaggistico ed anche storico. Vi lascerò in descrizione alcuni siti che raccontano la storia di questa valle. Ma guardate che meraviglia! Abbiamo un paesaggio molto ampio che lascia intravedere delle montagne che sono veramente sensazionali. Guardate, ad esempio, questa. Fenomenale. Tra l'altro, le condizioni di luce oggi sono ottimali per quella che può essere un'escursione fotografica, perché il cielo è molto variopinto e carico di nuvole. La direzione che ho intenzione di prendere è quella che vedete sullo sfondo, ve la faccio vedere. Voglio andare in quella direzione lì e vedere fino a dove riesco ad arrivare, perché il tempo chiaramente non è particolarmente clemente, speriamo che non si metta a piovere. Seguitemi fino alla fine e benvenuti nel mio canale. Ed eccoci qua, arrivati ad un primo bivio. Sulla sinistra abbiamo il bivacco Piva, il passo Cima Vallona, che è dove cercherò di andare in questo momento. E poi abbiamo sentieri attrezzati, il D'Ambros, la Forcella Cavallino, la Malga Pian Formaggio, la Malga Silvella. Sulla destra invece abbiamo il Passo Palombino, la Cima Palombino, che è quella, guardate, favolosa, e numerosi sentieri che si aprono proprio all'osservatore con queste vedute, che sono delle vedute magnifiche. Tra l'altro, guardate anche lì, che bella panchina, dove ci si può ristorare un attimo, magari mangiare un panino e fermarsi a bere un sorso d'acqua. Ma guardate qui, è chiaro che quando si fanno delle passeggiate tipo queste non bisogna assolutamente essere impensieriti da degli incontri così suggestivi. Guardate che bella che è questa mucca, favolosa, si sta facendo una bellissima passeggiata in direzione della Malga Melin. Ho come la netta sensazione che troverò diversi amici che mi scrutano. Guardate che bella. Beh, la strada silvopastorale è eccezionale, facilmente percorribile. Le condizioni climatiche sono ideali, ci sono circa 20 gradi sopra zero, siamo nel mese di luglio del 2024. E si sta veramente molto bene.
Guardate che bella questa vista. Tutto il Monte Spina visto dall'alto, favoloso. Ma guardate il cielo. Incredibile. Ed eccomi arrivato ad un altro bivio. Qui abbiamo delle indicazioni che ci raccontano che se vado a destra vado in direzione di Cima Vallona, dove ho intenzione di recarmi, dove c'è anche il Porzelutte, che è un rifugio al di là del confine. Guardate, questa è la strada che prenderò adesso, che mi porterà in quota, mentre sulla destra la meraviglia, Dolomiti del Comelico. Che dire, speriamo di non trovare un toro. Che dice? Che dite, cari amici del canale? Lasciate un commento e raccontatemi un po' quelle che sono le vostre sensazioni. Chissà se adesso la mucca Carolina mi farà passare. Vediamo un po', eh? Ma sembrerebbe di sì. Continuiamo con questa bellissima gita, guardate. Questa è una bella strada che ci porta in quota e fra poco dovrebbe anche aprirsi la vegetazione. Guardate che belle che sono queste mucche. Favolose. Sembra quasi che vogliano farmi passare. E sulla destra il crinale. Guardate che bosco e che crinale. Qualcosa di fantastico. Guardate che bella questa veduta. Qui abbiamo le nuvole che stanno letteralmente avvolgendo la montagna e sotto dei bei pascoli. Ci sono dei prati, tra l'altro guardate quel prato lì. È completamente illuminato dal sole e crea delle sfumature, dei contrasti tonali di sicuro interesse. Questa è la strada che va in direzione della Forcella, particolarmente ripida, l'hanno addirittura cementata per consentire un transito migliore, guardate. Ci sono tra l'altro dei fiori bellissimi, ad ogni passo che si fa si possono notare delle meraviglie della natura. Guardate queste creature, sono stupende, hanno dei colori molto molto accesi e sono inseriti in questo contesto. Guardate che bello. Qua meriterebbe una sosta, però siccome non voglio fare tardi, continuo in direzione della vetta. Non so se riuscirò ad arrivare fino in cima, però vediamo dove mi porta il cuore. Continuate a seguirmi, credo ne valga la pena. Che posso dire, cari amici del canale? Guardate che meraviglia. Ma guardate questi fiori, sono un qualcosa di incredibile. Guardate che colori. Sono fenomenali, veramente fenomenali. Abbiamo delle tinte che sono un qualcosa di unico. Meritano di essere fotografate. Però guardate anche qui. Se io mi posiziono in questo punto, guardate dietro di me. Che bellezza, abbiamo questa maestosità, questo pezzo di Dolomia che è veramente unico. Tra l'altro anche quello è un bel giro che se riesco quest'estate vi porto a scoprire, perché merita, si può fare tutto il giro di quella bellissima montagna vedendo anche da lì dei paesaggi che sono mozzafiato, tutta la Val Visdende e tutta una serie di situazioni molto interessanti. Comunque continuo a salire, la salita è particolarmente impegnativa, però credo siano circa 600-700 metri di dislivello, per cui non credo che in un paio d'ore dovrei arrivare alla fine del giro. Continuate a seguirmi. Provate a seguirmi con gli occhi, guardate, abbiamo questo prato, questo bosco in primo piano illuminato dal sole, bellissimo, che regala profondità all'immagine, perché nel secondo piano abbiamo un'altra valle e guardate
in lontananza la magia. Abbiamo il Monte Jarnola, le Marmarole e tutte le montagne che vanno in direzione del centro Cadore. Con un cielo così, tra l'altro, si commentano da sole. Guardate che scenario. Molto molto interessante. Poi girando verso destra torniamo a questi abeti meravigliosi, ricchi di contrasti, aghi più chiari, aghi più scuri, che conferiscono all'immagine una perfetta tridimensionalità e grande ariosità. Fantastico, guardate che bello. Mi trovo letteralmente in mezzo alle rocce, guardate, c'è una leggera luce del cielo sullo sfondo e in primo piano i tralicci, noti per purtroppo per gli attentati di Cima Vallona. Vi metto un link nella descrizione che racconta un po' la loro storia. Guardate valle. Questo prato è un qualcosa di veramente affascinante. Oltre ad essere molto ripido, è completamente libero dalla vegetazione e credo sia spesso e volentieri accarezzato dal vento, perché provate a guardare, pochi alberi che ci sono tutti tendenzialmente piegati. Guardate, è un crinale veramente mozzafiato, che poi finisce qui in basso a sinistra e dà all'osservatore una vista incredibile sul fondo valle. Continuiamo con la risalita. Come potete vedere, guardate che meraviglia. Qui c'è un silenzio incredibile, si sta benissimo, non c'è un rumore, cari amici del canale. Inizia a fare un po' freddino perché la temperatura è scesa, il sole non c'è più, proprio si è coperto ancora di più il cielo e la fortuna è che andando in salita non sento il freddo, però scendendo dovrò sicuramente cambiarmi. Però guardate quello che si può vedere. Qui abbiamo questa meraviglia che potrei stare qua delle ore ad ammirarla. Tutta la valle che guarda verso il Comelico e non so, si commenta da sola, cosa devo dire. Ora continuo a salire e vediamo se riesco ad arrivare e dove riesco ad arrivare, perché adesso vi farò vedere, lassù è tutto chiuso, molto buio. Non vorrei trovarmi in mezzo ad un temporale, meglio evitare in alta montagna, anche se si è attrezzati, ma è sempre meglio evitare. Ecco, devo dire che da quando sono partito ho trovato un'unica persona che stava scendendo e qualche mucca. Non c'è nessuno. Si sentono in lontananza
i richiami delle marmotte che si stanno avvisando della mia presenza e qualche uccellino. Guardate, c'è una leggera brezza, ma tutto sommato si sta bene. Guardate, questa è la strada che ho appena fatto, sentiero. Sulla sinistra la valle che ho appena percorso e in lontananza la meraviglia. Ora vi faccio vedere Danta di Cadore da una prospettiva diversa dal solito. Guardate, qua ci sono dei prati meravigliosi. Ho messo il teleobiettivo che così riusciamo assieme a vedere meglio l'abitato di Danta, che si apre all'osservatore. Guardate, lì abbiamo Danta di Cadore con il suo campanile in secondo piano. Cosa mi raccontate? Provate ad inserire qualche commento alla fine del video e raccontatemi un po' quelle che sono le vostre sensazioni provate nella visione di queste meraviglie della natura. Vi ricordo che siamo in Comerico Superiore, siamo partiti da Malgamalin e da lì abbiamo fatto tutta la risalita in direzione della Decima Vallona. Guardate che chicche, bellissimi questi, veramente favolosi. Per non parlare di questi, guardate che belli, ce n'è uno meglio dell'altro. Cari amici, mi sa che mi tocca tornare indietro perché inizio a sentire qualche goccia di pioggia, ma prima di scendere di nuovo vi faccio vedere dove sono arrivato. Mi mancava poco per la cima, gran peccato, però guardate le nuvole come sono. Non mi fido, preferisco tornare indietro, ma guardate cosa ho trovato lungo il sentiero. Questi sono dei massi che è evidente sono appena caduti, guardate, da lì. Perché vi dico che è evidente che sono caduti da poco? Perché qui ci sono dei chiari indizi che ci raccontano che questi sassi sono caduti da poco perché hanno sollevato addirittura questa terra che vedete è fresca, è molto più scura rispetto a quella che c'è in natura normalmente, vedete? Qua è arrivato un sasso che ha rovinato questa porzione di paesaggio e che è sceso verso valle. Così, è una cosa che in montagna è abbastanza naturale che capiti, certo che se capita mentre si percorre il sentiero non è il massimo. Niente, peccato, volevo arrivare lì, ma mi tocca assolutamente scendere prima di prendermi una lavata memorabile e vediamo se riesco a fare ancora qualche clip, magari mentre vado verso valle. Spero che almeno fino a... guardate qua, vedete? Qui è arrivato un sasso, vedete, che ha sbattuto e ha fatto questo buco. Vedete, si vede ancora il segno qui di questa piccola frana. Incredibile. Beh, sicuramente molto interessante. Restando seduti sul divano, probabilmente questi scenari non si notano. Non ti capitano neppure. Ma guardate il traliccio, dove è ubicato. Pazzesco. Qui hanno fatto all'epoca un lavoro veramente incredibile e proibitivo. Tra l'altro è da pochi giorni che è passato il triste anniversario dell'attentato. Avrei voluto fermarmi fino al tramonto, tant'è che sono partito appositamente di pomeriggio, con l'intento di fare qualche fotografia nell'ora blu, per poi ridiscendere chiaramente con la torcia, anche se nel mese di luglio l'imbrunire arriva tardo, ma ahimè devo rincasare. Chi conosce la montagna sa esattamente che non bisogna scherzare. Anche se manca poco per arrivare alla vetta, bisogna avere a volte il coraggio di decidere di tornare indietro. Se le condizioni diventano proibitive o possono essere pericolose, è giusto rinunciare e eventualmente risalire la volta successiva. È inutile rischiare per magari così, per fare 100-200 metri in più. Non ha proprio senso. Guardate che bella questa valle. Prima ero arrivato fino lì così,
Mancava veramente poco. La prossima volta. Ed eccomi qua, cari amici del canale. Sono arrivato di nuovo alla base da dove sono partito questo primo pomeriggio. Dietro di me c'è un forte temporale, ho fatto bene a scendere e davanti a me, guardate, tutta la valle che si apre verso il Monte Spina, che è tutto il crinale che vedete qui a questa altezza qui. In lontananza potrete vedere, adesso ve lo faccio vedere più da vicino, il Monte Quaternà. Eccolo qui, questo è il Monte Quaternà. Ho fatto un video lo scorso anno, lo trovate sul canale, ve lo linko qua sopra, dove vi ho portato partendo dall'Alpe di Nemes, da Monte Croce Comelico, e sul quale ho fatto proprio il giro della montagna. Da lì c'era una bellissima vista su tutta Padova e il Comelico Superiore. Bene, cari amici, anche per oggi questo video è finito, è giunto al termine. Spero vi sia piaciuto. Purtroppo non sono riuscito ad arrivare dove mi ero ripromesso, ma le condizioni meteo è meglio non sfidarle. Ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video. Se questi video vi piacciono, iscrivetevi al canale, mettete un like e condividetelo. Nel mio sito internet andreacostagallery.com trovate le descrizioni di queste gite con le fotografie realizzate e in alta risoluzione, con la mia mitica Nikon D750. Guardate che cielo meraviglioso, qualcosa di spettacolare. Comunque, cari amici, non potevo finire questo video senza prima salutare la mucca Carolina che ho trovato durante la discesa e vi do appuntamento al prossimo video. Sabato prossimo vi porterò in un'altra zona molto interessante. Se questo video vi è piaciuto, valutate l'ipotesi di iscrivervi al canale e di mettere un like al video. Un caro saluto a tutti, a sabato prossimo da Andrea. Ciao a tutti.